Do la parola a Massafra, Giuseppe Massafra della segreteria nazionale della CGIL. Aggiungendo uno spunto solo ai tanti che abbiamo sentito, abbiamo visto come tematiche che all'apparenza sono distanti dalle persone comuni, dei lavoratori, in realtà hanno delle connessioni incredibili con la crisi che stiamo vivendo. Abbiamo parlato a più riprese anche del ruolo istituzioni, abbiamo avuto due esponenti del governo, eccetera. Aggiungo un altro dato di realtà che riguarda le istituzioni non centrali ma periferiche, per esempio i comuni. Si è discusso molto del fatto che dell'accordo tra l'Agenzia delle Entrate e l'ANCI sui famosi piani antievasione. Spieghiamola praticamente in pillole semplicissime, come se le spiegassimo a un bambino. Praticamente nella collaborazione, tanto nel primo, quanto viene recuperato in termini di evasione il primo anno finisce direttamente nelle mani del comune che collabora. Sentendo, come dire, quasi quotidianamente la lamentela dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dei sindaci sul fatto che il patto di stabilità impedisca naturalmente di avere risorse, qua parliamo di risorse che nell'immediatezza potrebbero essere sfruttate, eppure scopriamo che su ben 8.000 comuni italiani meno di 600 hanno aderito ai piani antievasioni. A quel punto non si rivorrebbe tornare alla massima andreottiana secondo cui a pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, però penso che per le conclusioni di Massafra sia un elemento, avendo parlato noi del ruolo delle istituzioni, essendo queste, come dire, alla base del tessuto nostro istituzionale, perché prima di essere diciamo membri di una regione, di una provincia, di uno Stato, eccetera, eccetera, siamo comunque cittadini del nostro comune e votiamo, come si è visto da ultimo due giorni fa, direttamente i nostri sindaci, penso che questo sia un elemento che può arricchire la riflessione. Prego Giuseppe Massafra. Grazie Tommaso. A furia di dirlo nel frattempo passa il tempo. Come dicevano sempre poi porta bene però, perché dicevano sempre a Renzi, su questo il nostro giovane trentenne, tant'è che in un congresso della Margherita, che fu quello in cui si celebrò lo scioglimento dei due principali partiti nel Partito Democratico, forse maglie ne colse, il buon Fioroni disse: ma da quant'è che c'ha 30 anni questo qua, che lo vedo sempre, però ha portato diciamo abbastanza fortuna. Insomma, vabbè, intanto io penso necessario cominciare evidenziando anche io l'importanza, diciamo, di un convegno e di un appuntamento come questo, e per il quale ringrazio tanto la FISAC che ha voluto organizzarla, ha voluto organizzare questo appuntamento, e gli ospiti autorevoli intervenuti che hanno contribuito e qualificato davvero questa nostra discussione importante in un momento, come veniva detto prima, molto delicato nel nostro paese, perché è vero, non c'è una prospettiva di sviluppo se non si interviene, come diceva Megale, nella questione bancaria, nella capacità di ritornare a riprendere un governo dell'economia, della finanza, ad evitare che quindi avvenga il contrario, che i temi della finanziarizzazione prendano il sopravvento o continuano a tenere il sopravvento sull'economia reale e quindi sui bisogni della società. E c'è uno spaccato che ovviamente riguarda tutto l'economia, tutta l'economia criminale. Riciclaggio ed economia criminale sono due mali che si autoalimentano. Senza riciclaggio del denaro delle mafie, il denaro delle mafie sarebbe un ricavato inerte, immobile, non utilizzabile, quindi per certi versi necessario che rientri in circolo. Da ricircolo spicciolo, quello ad esempio del reinvestimento sul mattone, sino alla creazione delle fiduciarie estere, sta diventando sempre più una parte rilevante dell'economia planetaria. I dati venivano sciorinati prima negli interventi, tanto a livello mondiale, secondo il Fondo Monetario Internazionale,
Il denaro sporco muove tra il 3 e il 5% del prodotto interno lordo del pianeta. In ambito europeo il bilancio globale del denaro sporco di 600 miliardi di euro. In Italia l'economia criminale, cioè i proventi di attività come contrabbando, traffico di armi, smaltimento illegale dei rifiuti, gioco d'azzardo, ricettazione, traffico di stupefacenti, vale 170 miliardi di euro, qualcosa che supera il 10% del prodotto interno lordo e sottrae qualcosa come 75 miliardi dal fisco. Veniva detto, si tratta di flussi di denaro illecito che assumono rilevanza anche sul piano macroeconomico, sono suscettibili di generare gravi distorsioni dell'economia legale, alterando le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati, i meccanismi di allocazione delle risorse con evidenti riflessi sulla stessa stabilità ed efficienza del sistema economico. La criminalità cerca in tutti i modi di rendere effettiva la propria capacità di spesa per assicurarsi il godimento del frutto del crimine, ma anche poi per acquisire il controllo di attività economiche legali, affermando la propria presa sui territori. Noi lo andiamo dicendo ormai da tempo, nella crisi che si determinano le condizioni più favorevoli di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e produttivo di ogni territorio. E da questo punto di vista non esistono territori immuni da questi rischi, lo diceva poco fa il Vice Ministro, perché è proprio dove ci sono occasioni per fare business che la criminalità estende i propri interessi. E in una situazione di crisi economica come quella che ci stiamo trovando ad affrontare, patologie come riciclaggio del denaro sporco, la corruzione, l'usura, l'evasione fiscale ostacolano le azioni volte alla crescita e rappresentano veri e propri impedimenti alla costruzione di politiche sociali efficienti, danneggiando in special modo le classi meno abbienti. Quindi, come effettivamente emergeva anche dalla discussione che stiamo facendo questa mattina, non si tratta solo di un problema squisitamente economico, ma inevitabilmente diventa un problema sociale. E c'è sicuramente bisogno di intervenire sul versante repressivo, contrastare la criminalità intervenendo sulle modalità con cui si finanzia. Ecco, nel 25esimo anniversario della sua scomparsa mi piace ricordare che Giovanni Falcone è stato il primo in Italia a capire che per sconfiggere la mafia occorreva colpirne le modalità di finanziamento. La sua strategia consisteva nel tracciare i flussi di denaro che arrivavano dalla mafia a sequestrarli. È convincimento comune che la mafia possa essere contrastata, definitivamente debellata, grazie alla regolamentazione contro il riciclaggio, a condizione però che tutti i cittadini, gli operatori economici facciano il proprio dovere, si impegnino in prima persona. Quindi passi in avanti devono essere fatti soprattutto nelle attività di prevenzione, di contrasto al riciclaggio, soprattutto nel monitoraggio dell'andamento, dell'adempimento delle prescrizioni legislative da parte dei soggetti tenuti ai controlli, l'introduzione di più efficaci meccanismi di tracciabilità, avvalendosi, come ci si veniva ricordato poco fa, del contributo anche della tecnologia, dell'informatizzazione, cose come di apparentemente semplici che metterebbero nelle condizioni effettivamente di poter individuare strumenti concreti. Ma al di là delle modifiche tecniche e normative, occorre certamente lavorare anche sugli aspetti legati ai comportamenti individuali e sociali. Il contrasto alle mafie e alla criminalità organizzata non può essere condotto solo sul versante repressivo, deve essere soprattutto accompagnato dalla diffusione di una cultura della legalità che coinvolga tutti, affinché il contrasto alla criminalità venga interpretato come una costante conquista della libertà da condurre quotidianamente, anche attraverso piccoli gesti che però si fanno sistema. Il riciclaggio è un reato che generalmente non suscita allarme sociale, in quanto si è portati a pensare che sia un fenomeno connesso alla grande criminalità, che non riguardi la gente comune, che non riguardi la società nelle sue articolazioni. Purtroppo questa è una percezione falsa ed è anche uno degli ostacoli maggiori per chi opera nella prevenzione e nel contrasto a tale fenomeno. Mancato allarme sociale sul riciclaggio nasce
fondamentalmente dalla sottovalutazione sia dei volumi, ma anche degli effetti sociali ed economici di questa attività. Per essere chiari, il riciclaggio non è solamente un fenomeno che riguarda la criminalità organizzata, ma al contrario è un fenomeno diffuso anche tra coloro che potremmo definire gli insospettabili, perché è strettamente legato, come veniva richiamato, alla corruzione, all'economia sommersa, al nero, al lavoro nero, problematiche evidentemente assai diffuse nella nostra società. E deve essere chiaro che è un riciclatore il mafioso che ripulisce i proventi dal traffico di stupefacenti, il piccolo criminale che investe sulla attività commerciale i frutti della sua attività di usuraio, l'imprenditore che piccolo o grande che falsifica la propria contabilità per creare fondi occulti da reimpiegare. Occorre quindi ribadire con forza che il riciclaggio dei beni capitali illeciti genera delle profonde, delle gravi distorsioni nell'economia legale a vari livelli. È uno degli effetti più deleteri del riciclaggio, ad esempio, il mancato sviluppo economico, come di fatto recentemente dimostrato anche dagli studi della Banca d'Italia. Tutti questi sono comportamenti che in qualche modo tendono ad eludere, a evadere gli obblighi legislativi, sono comportamenti che si potrebbero definire paramafiosi perché si avvicinano a quanto fa chi si presta alla malavita, che oggi rappresenta soprattutto in gran parte mafia dei colletti bianchi. Noi pensiamo fermamente che bisogna combattere il comportamento criminoso anche contrastando la connivenza, la rassegnazione che spesso portano a far finta di non vedere, comunque accettare passivamente ciò che vediamo. È singolare, per esempio, pensare che se un lavoratore omette una segnalazione per una operazione bancaria sospetta viene giustamente licenziato, un libero professionista che omette la stessa denuncia è previsto solo un provvedimento amministrativo, neanche la sospensione dall'albo. E questo evidentemente dimostra come il livello di percezione e distribuzione anche delle responsabilità è considerato, diciamo, un po' sfasato. C'è poi uno stretto, secondo me, rapporto fra riciclaggio ed evasione fiscale. Molti, sbagliando, tollerano che l'economia è nero, il riciclaggio, perché pensano che facciano in qualche modo girare l'economia. Questo è profondamente sbagliato, perché l'economia illegale inquina il mercato, come dicevo prima, danneggia l'economia sana. Un'impresa che sfrutta il riciclaggio o evade il fisco fa concorrenza sleale ad un'impresa onesta, spinge questa al fallimento. Inoltre l'evasione produce effetti distorsivi nell'allocazione delle risorse fra settori, attività, fra territori, creando differenziali, creando enormi contrasti, e quei differenziali di evasione inducono infatti a spostarsi sempre più verso quei territori dove è maggiore, quei contesti in cui è maggiore il fenomeno dell'evasione, e favorendo così una perdita complessiva dell'efficienza del sistema economico. E nella crisi poi si manifesta una di quelle che forse potremmo considerare gli effetti, l'effetto più grave derivante dalla dimensione, da una dimensione molto accentuata, soprattutto nel nostro paese. La mancanza di entrate adeguate a causa dell'evasione finisce per essere una delle concause della rigidità delle politiche di austerità, le quali, per quanto sbagliate di fondo, vanno ad agire proprio sul sistema di conti pubblici, che senza evasione potrebbe permettere al nostro Paese una serie di politiche anticicliche sicuramente maggiori. Agostino prima lo citava, un piano per l'occupazione, per esempio, un piano per il lavoro, un processo di restituzione fiscale, quindi operazioni di equilibrio che agiscano sulla leva del fisco, politiche di incremento della domanda attraverso investimenti pubblici orientati all'innovazione, allo sviluppo. Insomma, la lotta all'evasione dunque rappresenta una risposta, rappresenterebbe, se ce ne fosse effettivamente la volontà politica, una risposta efficace e sempre più forte per far fronte ai bisogni dell'intera società.
In tal senso, anche questo veniva richiamato, la politica può fare molto, sul versante etico innanzitutto. Mi verrebbe da dire, la politica ha una grande responsabilità. Purtroppo viviamo in un momento in cui i fatti che la coinvolgono la fanno percepire un po' troppo distante dai bisogni di coerenza, di onestà e di sobrietà. All'apertura di questa discussione venivano richiamati alcuni episodi, sto pensando alla gestione di scandali, se mi limito a guardare il sistema bancario, il sistema del credito, quegli scandali che si sono ripetuti nell'ultimo decennio, che hanno coinvolto istituti di credito, cominciare da Banca Carige, Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Chieti, per arrivare poi alla più, come dire, antica e pesante situazione che ha riguardato Monte dei Paschi di Siena. Veniva richiamato il modo in cui manager che hanno ridotto a una situazione, diciamo, alquanto, come definirei, ridicola, siano stati ulteriormente premiati con le loro buone uscite. Ecco, questo è certamente un messaggio sbagliato. Il compito della politica e delle forze dell'ordine deve essere anche quello in particolare di liberare l'economia legale dagli inquinatori, farlo con determinazione e coerenza. Attraverso una impostazione integerrima occorre che si riacquisti il potere sul capitale finanziario, come presupposto anche affinché nel contempo i cittadini possano riacquisire il senso della collettività. E ancora, e arrivo anche alla sollecitazione che mi faceva Tommaso, occorre che vengano potenziati gli strumenti legislativi che operano in direzione di un efficace contrasto all'evasione. Tra gli strumenti, oltre quelli citati, ne aggiungo uno che veniva richiamato e che sono rappresentato dai patti anti-evasione, quelli che vengono siglati fra ANCI e Agenzia delle Entrate. Come diceva Tommaso, è singolare e fa riflettere il dato che su circa 8.050 comuni, 8.047 per la precisione, ad aver utilizzato lo strumento del patto anti-evasione sono stati 563 comuni, cioè il 7% effettivamente dei comuni si è attivato per una seria lotta all'evasione fiscale. Eppure le somme recuperate dai comuni che hanno attivato tali misure sono state ingenti. Dal 2015 poi, come forma di incentivo, l'aliquota riconosciuta dal legislatore ai comuni è praticamente salita al 100%. E questi sono soldi, appunto, come si diceva, che possono essere investiti per migliorare concretamente le condizioni generali dei cittadini, soprattutto quelli maggiormente in difficoltà, dall'assistenza domiciliare per gli anziani, parchi giochi per bambini. Per tanti comuni italiani migliorare i servizi per i propri cittadini non è una missione impossibile, e questo rappresenterebbe anche una risposta concreta ai tagli subiti in questi anni da quelle leggi finanziarie che si sono succedute. Questa rappresenterebbe di fatto una misura che permetterebbe di reperire fondi senza per forza aumentare le tasse, e ovviamente stimolerebbe una buona pratica che ha un senso preciso anche nell'affermazione della legalità. Noi riteniamo che questo sia uno strumento che va rafforzato, va sostenuto. Su questo sentiamo il bisogno di affermare due cose. La prima è quella che la legge che regola i rapporti di collaborazione fra comuni e Agenzia delle Entrate deve essere rinnovata alla scadenza prossima del 2017, visto appunto che là dove è stata applicata ha prodotto eccellenti risultati. E la seconda, approfitto della presenza, diciamo, del Governo, del Vice Ministro in particolare, è che il Governo si impegna a rilanciarla su tutto il territorio, visto che quel dato, 550 comuni su 8.000, è un dato sicuramente, come dire, sicuramente troppo basso e che va implementato. Noi come sindacato continuiamo a produrre uno sforzo dove è stato possibile, in questo senso vogliamo lanciare anche una campagna, ma richiamo, diciamo, l'impegno dell'istituzione, sarebbe utile che le istituzioni facciano altrettanto.
Mi avvio alle conclusioni affermando che la battaglia per la legalità, il contrasto del riciclaggio, della corruzione, l'evasione, tutti i comportamenti che inquinano il mercato non è solo un obbligo di legge o un obbligo morale. Lo diciamo in ogni occasione di confronto e di dibattito su questi temi, rappresentano sicuramente un'opportunità per contribuire concretamente alla crescita del Paese. Noi come CGIL ci sentiamo addosso questa responsabilità, una grande responsabilità di cui siamo consapevoli, che vogliamo continuare ad assumere in maniera forte e continuativa, con la precisa intenzione di svolgere un ruolo attivo. Ci sentiamo un po' come un importante nucleo di investigazione, un nucleo investigativo, certo con i limiti, con il senso della misura che deriva dalla consapevolezza che abbiamo un ruolo di rappresentanza sociale, ma la CGIL con la sua presenza nel territorio, nei luoghi di lavoro, è uno straordinario nucleo investigativo. Non è un caso che nelle aziende mafiose non è consentita la presenza del sindacato. La mafia non tollera il ruolo della rappresentanza democratica e ci si dovrebbe interrogare tutte le volte che in un luogo di lavoro si verifica l'assenza delle rappresentanze sindacali. Ci si dovrebbe impegnare tutti, anche la politica, a ripristinarla questa condizione, la cui assenza di fatto determina un arretramento democratico. Se questo è, risulta ancora più inaccettabile che la politica, le istituzioni non considerino l'importanza di alimentare il confronto, recepire le istanze delle organizzazioni di rappresentanza, dei corpi sociali, nella consapevolezza appunto che essi sono presidio di legalità e di democrazia. Una democrazia, permettetemi di dire, ultimamente un po' troppo presa a schiaffi. La battaglia per la legalità economica è una battaglia politica, anzi forse è la battaglia politica per eccellenza. Troppe leggi, troppi provvedimenti giacciono da tempo nelle sale, nelle sedi del Parlamento, in attesa di un voto finale, impedite spesso da, come dire, situazioni che, come limite a giudicare, incomprensibili e certamente i limiti del buon senso. E su questi temi noi vogliamo continuare a rivolgere un forte appello perché siano approvati pochi ma significativi provvedimenti. Agostino lo richiamava prima, tra questi c'è il codice antimafia. Veniva ricordato che probabilmente la settimana prossima, ma ormai andiamo avanti di settimana in settimana, probabilmente la discussione definitiva in Senato. Noi aspettiamo, ecco, aspettiamo che dopo 2 anni di come dire, blocco di quel provvedimento, 2 anni fa era stato approvato alla Camera, 2 anni fermo alla Commissione Giustizia, il Senato, una battaglia che condividiamo, diciamo, ormai quotidianamente, e guardo il senatore Mattiello. Aspettiamo la prossima settimana che, come veniva ricordato, il testo passi anche in questo lato del Parlamento, perché non possiamo accettare che un Paese devastato da trame di corruzione, malaffare, che si intrecciano quasi sempre con l'azione e il radicamento delle organizzazioni mafiose, continui a sopportare una situazione di questo tipo. Noi sentiamo l'esigenza di accendere i riflettori sul fatto che la lotta alla criminalità organizzata e alle mafie passa e si realizza se lo Stato e la società civile operano assieme nel contrasto al fenomeno della corruzione, nella pretesa di un governo della cosa pubblica trasparente. In questo momento in cui il Paese chiede a tutti noi un impegno eccezionale per riprendere il proprio sviluppo economico, sociale e politico, il nostro impegno deve continuare ad essere rivolto sempre più all'affermazione della legalità come spinta propulsiva per una ripartenza. Come diciamo da tempo, il tema della legalità deve essere per noi, per tutti nel Paese, un'ossessione positiva tesa a contrastare coloro che il Paese invece lo vogliono tenere bloccati. Grazie. Grazie a tutti.